se vi dicessi che la Sicilia è una bellissima terra. In Sicilia c'è tutto. E se vi dicessi che tutti prendono tutto dalla Sicilia? Abbiamo motivo di credere che questa terra debba essere totalmente indipendente. Il movimento dei Forconi, nato 12 anni fa, fu un grande movimento e iniziò una protesta attraverso il mondo dell'agricoltura. Ha ricompattato il suo direttivo, hanno scelto me come presidente e iniziamo dall'1 ottobre 2024 la raccolta delle firme per indire un referendum, state attenti, di iniziativa popolare per l'indipendenza della Sicilia. Tutto ciò che riguarda il gettito fiscale prodotto nella nostra terra deve restare in Sicilia, così non è. Dal 2001 ad oggi non sono stati dati 100 miliardi alla Sicilia, ma com'è possibile diventare indipendenti? La soluzione si chiama Oto, dall'antico greco significa ascolto, udito, quindi ascoltate bene. Oto non è altro che l'acronimo di OTO, ovvero sia one to one in inglese. One to one vuol dire uno a uno. Quanto spendiamo mediamente al giorno tra sigarette, bar, generi alimentari? La spesa media pro capite in Sicilia è di 37 euro al giorno. Se moltiplichiamo questa cifra per 5 milioni di abitanti, otteniamo grosso modo 83 miliardi di euro. Prevediamo la costituzione di una banca di Stato, Banca della Sicilia. In questa banca di Stato, quotidianamente, in ogni istante della nostra vita, qualunque transizione facciamo con la nostra carta legata alla Banca della Sicilia, chi paga? Ad esempio, io prendo un caffè al bar, pago un euro, pagherò un 15% in più. Dal caffè, sia l'acquisto dell'autovettura, sia l'acquisto dell'abbigliamento. In questo modo paghiamo tutti il 15% su tutto. È come se ci scaricassimo tutto. La somma di questo 15%, ve lo spiegherò subito dopo, determina un importo enorme in tutti i settori economici della Sicilia. Chi ha un'azienda, su tutti gli acquisti che fa, pagherà la stessa aliquota, 15%. Quindi one to one significa uno a uno, paghiamo tutti nell'immediatezza, ci portiamo in detrazione tutto, nel senso che scarichiamo tutto quanto, sparisce il nero e il lavoro sommerso immediatamente, spariscono le accise sui carburanti, sparisce l'IVA, spariscono tutte le altre tasse. Ciascun siciliano assolva al pagamento delle tasse, che sia persona fisica o persona giuridica, quindi ha un'azienda, con il 15% su tutte le transizioni che fa. Chiaramente deve sparire il denaro contante. Adesso però devo darvi dei numeri. Chiaramente è adesso tempo di parlare dei costi, cioè quanto costa la gestione in una terra come la Sicilia, bella cosiddetta spesa pubblica. Guardate con attenzione questa tabella. In Sicilia abbiamo, tra impiegati regionali e provinciali, 32.000 unità, Polizia di Stato 9.354, Carabinieri 8.930, Guardia di Finanza 5.665, Capitaneria di Porto 1.136, Vigili del Fuoco 2.965, Esercito 6.100, Dipendenti Comunali 57.000, Dipendenti del settore scuola 44.312, Camere di Commercio 4.009, Tribunali 47.890, Medici 41.300, Infermieri e OS 19.830, pensionati 1.073, aggiungo casalinga o casalingo 312.000. A questi dati dobbiamo aggiungere 10.000 unità in più tra i medici e 10.000 unità in più tra infermieri e OS, perché c'è carenza di personale in Sicilia. Il totale che tiriamo fuori
se a ciascuno di essi noi dessimo, a tutti, 3.000 euro al mese netti al mese per 13 mensilità, sapete quanto fa? 63 miliardi tonni. Chiaramente per pagare questi costi devi incassarli. E adesso andiamo all'elenco delle entrate che la Sicilia ha. Le aziende che producono in Sicilia, escluse le maxi aziende e le multinazionali, hanno un fatturato di poco superiore ai 69 miliardi. Le aziende agricole e ittiche che sono censite in Sicilia invece sviluppano 16 miliardi 226 milioni. Le maxi aziende farmaceutiche e di videogioco producono 138 miliardi l'anno. Multinazionali, secondo il censimento dell'Ateco, hanno una produzione pari a poco più di 36 miliardi. Turismo e trasporto aereo. Qui i numeri sono incredibili. La Sicilia nell'ultimo triennio ha avuto 7-8-9 milioni di turisti. La media è 8 milioni, quindi se ipotizziamo che un turista spende 300 euro al giorno per 8 milioni, solo per 100 giorni l'anno in tutto questi 8 milioni, non nei 365 giorni, noi otteniamo 240 miliardi. Così per quanto riguarda il traffico aereo, noi abbiamo un numero di passeggeri che è veramente enorme, sopra i 15 milioni. Pensate che dai dati Istat ed ENAC, dal gennaio e maggio 2024 sono già passati solo nell'aeroporto di Palermo la bellezza di 3.850.000 passeggeri. Quindi ipotizziamo che nel biglietto andata e ritorno loro spendano 200 euro in tutto. Questo totale produce 120 miliardi. Sommando tutti questi importi, noi otteniamo una cifra pazzesca, ma veramente pazzesca, il cui 15% determina 83 miliardi, qualcosa in più, contro i 69 di spesa. Ma state attenti, abbiamo fatto questo calcolo, abbiamo messo tutti quelli che vivono di lavoro pubblico dipendente a 3.000 euro nette al mese per 13 mensilità. La realtà qual è? La realtà è che in Sicilia tanta gente arriva a poco più di 1.000 euro al mese. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, forse arrivano a 1.500-1.600 euro. Gli impiegati regionali, provinciali, comunali, siamo grosso modo lì, 1.700-1.800, con tutte le tasse che ci sono da pagare, con i costi enormi che la vita sta assumendo, con i rincari che ci sono in continuazione, dato da questo, da quello, da tanti altri fattori, la gente non ce la fa più. Allora, se noi facessimo una media che va da 2.000 a 3.000 euro, quindi ci attestiamo intorno ai 2.300 euro al mese, la spesa della Sicilia tutta sarebbe pari a meno di 52 miliardi contro gli 83 che si incassano con il sistema OTO, 15% soltanto. State attenti, spariscono tutte le altre tasse, va via l'IVA, vanno via le accise, tutte le accise sui carburanti, perché laddove dovesse nascere la Repubblica della Sicilia stabilirà esattamente così. I soldi saranno gestiti dalla Banca di Stato della Sicilia e non da una banca privata che fa capo a delle famiglie che fanno dei fatturati che riguardano l'aspetto personale di queste lobby o di queste famiglie, ma è la banca di tutti. Va da sé che qualunque azienda estera volesse investire in Sicilia può addirittura trasferire qui la sua sede fiscale, perché pagherà soltanto il 15%. Ci sarà una differenza tra la carta, chiamiamola OTO, della Banca della Sicilia, del privato cittadino e invece dell'azienda, dell'impresa? Da
società semplice a società per azioni, perché queste carte avranno dei colori diversi. Sparisce il contante, spariscono tante attività cosiddette illecite, ma si legalizza tutto. Non è che non ci saranno i controlli, ci saranno come ci sono sempre stati, ma per buona pace di tutti, con il 15% hai assolto il pagamento di qualunque altra tassa. Non vi sarà sfuggito quando nell'elenco dei costi avete letto casalinga o casalingo. Ebbene sì, la nostra è una terra che dallo stupor mundi ha sempre veramente stupito. Forse tanti hanno un'idea errata della Sicilia, ma la Sicilia è cultura, la Sicilia è futuro, la Sicilia è modernità. E allora, visto i numeri, visto i soldi, visto i ricavi e visto che ci stiamo con le spese, perché non istituzionalizzare il lavoro più faticoso al mondo, quello della casalinga e aggiungo oggi anche del casalingo, però che abbia almeno un figlio a carico. Prenderanno 1.200 euro al mese, per ogni figlio 300 euro, perché i figli costano. Quindi una mamma che ha tre figli prenderà 1.800 euro netti al mese. Questa è una proposta chiarissima che, laddove dovesse diventare Repubblica Siciliana e quindi uno Stato indipendente, riconosceremo a quel lavoro più faticoso e devo dirvi anche molto importante, perché non vogliamo che la donna stia a casa, ma già che la donna è a casa perché non c'è nessuna proposta di lavoro, quantomeno uno Stato moderno, uno Stato che ha veramente a cuore il mondo femminile, deve proteggerle e tutelarle. Lo stesso vale se c'è un papà che fa il casalingo. Questo è tutto. Non è un programma ambizioso, è un programma serio, è un programma tecnico, è un programma fatto di numeri, questo per dimostrare a tutti le risorse che questa terra ha. I governi vari che ci sono succeduti negli anni non hanno mai riconosciuto nulla. Non ne facciamo tanto una questione di responsabilità con il mondo e la politica nazionale, con quella siciliana sì, perché ancora più colpevoli di quelli nazionali, perché i politici seri siciliani si sarebbero dovuti battere per questa terra e non per la loro tasca personale. La cronaca è piena di fatti spiacevoli, noi vogliamo bene a tutti, non parleremo con nessun politico nella maniera più assoluta, gli unici interlocutori saranno i sindaci perché hanno il polso della situazione nel territorio che loro gestiscono, ma che non si mettono in testa di farci incontrare il loro politico di riferimento, perché non parleremo se non neanche con loro. Come si vince questa indipendenza? Con educazione, gentilezza, spiegando bene le cose, fermezza e senza violenza. Il Movimento dei Forconi, lo dico a chiare lettere, è un movimento di grande pace. Certamente dall'1 ottobre cominceremo la raccolta delle firme in tre modalità. Saranno raccolte con un apposito foglio che deve essere autenticato o da un ufficiale comunale, oppure da un avvocato che però deve chiedere il permesso all'ordine di appartenenza e non gli verrà mica negato, oppure ancora dal notaio. Ma vi daremo notizia, perché noi faremo anche tantissimi banchetti pubblici in tutti i comuni della Sicilia, isole minori comprese, che abbiamo nel cuore, che non abbandoniamo e non dimentichiamo, che fanno parte dell'aspetto circumisolare della Sicilia. Una volta raccolte le firme, saranno presentate su iniziativa popolare. Qualcuno potrà dirmi della politica, ma abbiate pazienza, ci siamo 70 deputati alla regione, sono onorevoli, perché il nostro è uno Stato dello Stato. Possiamo anche fare ad iniziativa parlamentare, non la farete mai, perché se anche tutti e 70, incluso il presidente attuale della regione siciliana, poneste questa condizione, verreste commissariati immediatamente, perché purtroppo le regole sono queste. Siete 70 e il presidente della regione commissariati. Quando ci sono 500.000,
800.000, 1 milione, 2 milioni di firme dei siciliani, nessuno può commissariare le nostre vite. Quindi il quesito referendario, quale sarà? L'abolizione dell'articolo 1 della Costituzione. Noi chiederemo l'abrogazione dell'articolo 1, non è più nel territorio italiano, e ovviamente tutte le successive modifiche statutarie che dipendono dal fatto di essere una terra libera e indipendente. Andremo quindi tutti quanti a votare, sapendo con grande consapevolezza che ciascuno deve fare la sua parte per il bene di questa bellissima terra, dipinta con colori molto foschi, aspri e con sapori che non ci appartengono. In Sicilia vive tanta, ma tanta brava gente. Pagheremo soltanto il 15% su qualunque transazione faremo. Oggi peraltro direttamente con il cellulare non è necessario avere il POS, avremo una vita estremamente semplificata e ogni singola mini quota finisce presso la Banca della Sicilia. Sarà dura, ma uniti ce la faremo, anche perché il motto dei siciliani è esistere, resistere e persistere. Lo abbiamo nel nostro DNA e avremo un domani sicuramente migliore. Ovviamente noi siamo contrarissimi al ponte sullo stretto, perché abbiamo veramente il disastro stradale in tutte le strade e autostrade della Sicilia. Nel progetto e nella proposta c'è l'apertura di 3 casinò, una a Palermo, una a Catania e una ad Agrigento, e una compagnia aerea di Stato. Così la smettiamo di far pagare ai siciliani voli costosissimi da e per la Sicilia. In ultimo, ecco, questo è un panetto di avena e orzo germogliati, formato da tantissimi chicchi. Guardate che meraviglia! Che ogni siciliano possa essere un chicco, perché da tanti chicchi vengono fuori delle grandi meraviglie. Io vi do appuntamento all'1 ottobre 2024, perché inizieremo ufficialmente in tutta la Sicilia la raccolta delle firme per indire il referendum sull'indipendenza della Sicilia. Grazie a tutti.